Ciao a tutti, eccoci in questo nuovo video dove siamo nel primo episodio di Nazuma Eleven Go Chrono Stones Fiamma. Iniziamo subito facendo su nuova partita, visto che io già l'avevo iniziato a giocare tempo fa, ovviamente per fare segreto dovevo per forza fare la modalità storia, e quindi facciamo modalità, cioè facciamo nuova partita, ok? Quindi inseriamo il nome e andiamo avanti. Vediamo un po' l'inizio, vi dico già che cioè ovviamente il sondaggio l'aveva vinto Fiamma. Vi dico anche le percentuali, cioè 51% ha votato Fiamma, il 40% ha votato Tuono e il restante 9% ha votato di non fare la serie. Io chiedo soltanto a chi ha votato di fare la serie di seguirla, perché ripeto, è abbastanza impegnativo fare una serie del genere, perché anche quella del Go lo è stato, però nel Go ho deciso io di farla, qui invece ho fatto scegliere a voi che l'avete voluta, quindi vi chiedo solo di seguirla e guardarla. Se poi vedo che magari le percentuali, cioè le percentuali, che percentuali, i like, vabbè, i like poi ne parleremo, però ad esempio se le visualizzazioni saranno basse oppure più che le... Aspetta, andiamo in pausa, sennò qua ci perdiamo già pezzi della storia. Se il tempo di visualizzazione, cioè la media di quanti minuti guardate, è troppo basso, io non so fino a che punto andrò avanti. Comunque vedremo. Adesso iniziamo, poi vi dirò anche dei like, cosa, come le gestirò. Vediamo un po' il filmato iniziale. Qui siamo subito dopo il Go. O meglio, subito dopo, 3 mesi dopo, come ha appena detto Arion. Arion, ora fai provare me. Ah, non è giusto, sono io il prossimo. No, sono io. Beh, è davvero bello vedere tutto questo entusiasmo. Bambini, uno alla volta. Oh, salve signorina Anabayashi. La prima volta che ho visto sto nome non ce l'ho fatta a leggerlo. Ciao Arion, scusa se ti disturbo, hai un momento? Ma certo, bene ragazzi, continuate ad allenarvi come abbiamo fatto finora. D'accordo. Ok, primo obiettivo del gioco, attenzione, dobbiamo parlare con Anabayashi, questa Anabayashi. Domani te ne andrai, Arion. E tornerai alla Raimon Junior High. Ci mancherai, sai? Devo dire che il tempo qui è volato. È evidente quanto questi bambini siano migliorati. Non solo, il sorriso sui loro volti dimostra quanto siano felici. Certo che anche questa musichetta qui, tipo Nazuma Eleven 2, quando eravamo a Okinawa. Che ricordi, mamma mia. Grazie Arion, è tutto merito tuo. No, non credo, non è me che devi ringraziare, ma il calcio. Arion, allora quanto ci metti? Scusa, mi arrivo subito. Qui abbiamo un altro filmato, attenzione. Grande Arion, perfetto. Mi sa che adesso dovremmo già tornare alla Raimon. Sì, anzi, siamo già tornati, perfetto. Una musichetta un po' diversa dalle solite che ci sono quando siamo al Raimon. Chissà perché. Wow, ne è passato di tempo. Chissà come stanno tutti. Non vedo l'ora di incontrare i ragazzi della squadra. Prima base. Perché il club di baseball usa il campo di allenamento? Beh, in fondo abbiamo il centro sportivo per allenarci, però c'è qualcosa di strano. Perfetto, primo capitolo. E già questo titolo del capitolo è abbastanza misterioso. Non solo il fatto del campo di baseball spostato improvvisamente in quello di allenamento di calcio che c'era prima. Che melodie emozionanti, tuttavia sento che manca qualcosa, come se avessi un vuoto dentro che non riesco a colmare. Ho la sensazione di aver dimenticato una cosa importante. Nel mio cuore ci sono desideri insoddisfatti. Beh, se il club di baseball usa il nostro campo, i ragazzi si staranno allenando al centro sportivo. Ci andrò subito, non sto più nella pelle all'idea di rivederli.
Ok, tocca l'icona della cartella sul touchscreen o premi il pulsante X per accedere al menu principale. Abbiamo già sbloccato il menu. Poi salvataggio, sì. E basta, ok, andiamo al centro sportivo. La mappa ancora non l'abbiamo sbloccata, giustamente. Ah, poi... Ah, no, di qua non si passa. Vi chiedo anche di dirmi se vi piace questa grafica che sto utilizzando per gli schermi, oppure se preferivate quella di prima con il 3DS e gli schermi che si vedono. Non so, ditemi voi se preferite così, che ho cercato di farlo un po' più grande, oppure se preferivate prima. Ditemi voi nei commenti. Ma cosa? Cosa ha visto? Ah, manca il cartello. Il cartello del club di calcio è sparito. Era lì da anni, forse lo stanno rimettendo a posto? Dovrò chiedere ai ragazzi una volta che li avrò trovati. Questo è il problema, trovarli. Vabbè, siamo già... Oh, abbiamo fatto 2 metri, abbiamo visto il campo che è cambiato. Lì non troviamo più quella, vediamo un po' cosa troviamo andando avanti. Le novità. Ah, poi in questa serie, al contrario delle altre, cercherò di fare le varie foto o temi. Vabbè, temi difficilmente, però le foto, se le trovo, le faccio questa volta, questa serie, perché non aveva neanche tanto senso il fatto di non farle. Boh, vabbè, questa volta le farò. Ok, io potevo andare dritto, ma ho voluto girare, non so perché, ma mi è venuto da girare. Vabbè, non lo so. Siamo arrivati al centro sportivo e non c'è nemmeno qui il campo da calcio. Ehi, amici, sono sì. Che cosa? Perché mai il club di pallacanestro si allena qui? Scusate, non è che per caso sapete dirmi dove si trova il club di calcio? Il club di calcio? Beh, questo è il centro sportivo, no? Ed è riservato al club di calcio. Ma di che stai parlando? Qui non c'è nessun club di calcio. Cosa? Quindi l'hanno spostato? E dove? Non hai capito, non esiste proprio? Forza, andiamocene. E dove vanno? Stavano giocando, perché se ne vanno? Che ha quel tipo? Non c'è nessun club di calcio alla Rayman. Nessuno gioca a pallone, non penso ci siano scuole con un club di calcio, o sbaglio? Ah, proprio neanche una scuola? Ok, esagerati qua. Beh, ma che maleducati, potevano almeno dirmi dove andare. Non mi resta che chiedere agli altri cosa sta succedendo. Già neanche tempo di cominciare, siamo a 8 minuti di video e già siamo pieni di misteri. Tanto per iniziare bene la serie. Sparito il campo di allenamento, è sparito il campo al centro sportivo, il cartello del club di calcio. Vediamo che altro sparisce. Ehi, quella è una delle melodie che suona sempre Riccardo. Credo provenga dall'aula di musica, meglio andare a controllare. Ok, andiamo a controllare. Nell'ala ovest. Sì, la sentiamo. Io mi chiedo come facciamo a sentirla da qui. Cioè, si sente addirittura dal centro sportivo e noi per andare, cioè per vedere dov'è, dobbiamo entrare dentro un edificio così grande. Come fa Arion a sentire quella musica, voglio sapere? Bah, cioè addirittura al piano di sopra, non solo... Stiamo parlando di, che ne so, primo piano con finestre aperte, stiamo parlando di secondo piano, siamo al secondo piano qua, di un edificio che era anche abbastanza lontano da dove si trovava Arion. Oh, vabbè. Ok, adesso parla lui, parlano loro. Ok, pure Riccardo non sa, non conosce questo club di calcio. Ci sono cascato, per un attimo ho creduto che tu fossi serio, ma tu non scherzi normalmente e avrei dovuto capire. In effetti no, non scherzo, sono un membro del club di musica da sempre. Ah, attenzione. Avresti
Cioè non lo conosce proprio, attenzione. Ok, dove sarà finita la squadra? Andiamo a cercarla, non so dove ci indica la freccia, non so dove dobbiamo andare, io seguo la freccia che vedete nello schermo inferiore. Vediamo un po'. Ok, dobbiamo uscire dall'edificio. Riccardo non si sa dove è andato, stava suonando il pianoforte e alla fine all'improvviso se n'è andato. Perché tutta la gente che c'è qua, appena sente parlare di club di calcio, scappa, tipo quelli di basket. Alla fine hanno detto andiamocene, e Riccardo se n'è andato, boh. Alla fine Arion pensa che è uno scherzo. E c'è Samguk, attenzione, potremmo chiedere a lui. Ah. Allora unisciti al club di sumo. Ottimo. Non vedo l'ora di poterti sfidare sul ring. Sam, ma che dici? Il calcio non è un vero sport, novellino. Non mi credi? Allora prova con il rugby. A tutto vapore! Non ci posso credere. Scusa tanto, ma a me il calcio non piace per niente. Guarda che ho molto da fare. Ma io volevo solo... Non ho mai sentito di un club di calcio. Scusa Emma, non mi interessa assolutamente. Qui Michael con la voce di Riccardo, non si sa perché. Cioè, ma tu chi sei? Beh. Nessuno gioca a calcio, è uno sport fuori moda. Lui nemmeno glielo chiede. Grande Arion. Ma che cosa sta succedendo? Se questo è uno scherzo stanno davvero esagerando. Forse ho fatto qualcosa che li ha offesi? Ah, JP. Mi sa che dovremmo seguirlo, sì, aspetta un attimo. Sì, dobbiamo seguirlo. E sappiamo com'è abbastanza inquietante come cosa, visto che se non sbaglio anche nel Go, oppure nel Galaxy dovevamo cercarlo, seguirlo, mi sembra. E non è una novità, quindi. Se ne va in palestra. È entrato in palestra? Meglio che lo segua per vedere cosa combina. Ok, no, non ci posso credere. Tennis tavolo. Sì. Perché noi facciamo parte del club di calligrafia. Calligrafia, ma che... Bene, bene, bene. Dai, Arion, iscriviti al club di calligrafia. Ma che hanno tutti? Ehi, vai anche tu a vedere la partita a Riverside? Certo, anzi, meglio sbrigarsi o perderemo l'inizio. Una partita a Riverside, deve trattarsi di una partita di calcio. Laggiù c'è un campo, quindi non posso sbagliarmi. Mi hanno solo preso in giro per tutto il tempo, è sicuro, andrò a dare un'occhiata. Non so, andiamo a vedere, ma... Mi sa che Arion è un po' illuso. Vabbè che in questa situazione è abbastanza semplice illudersi. O pensare che sia uno scherzo. Questa era una foto nel Go, se non ricordo male. Potevano lasciarla, almeno era più facile trovarla. Vabbè, ovviamente con tutti i paesaggi nuovi che ci sono, hanno dovuto sistemarla. Ok, siamo arrivati qui. Non c'è nessuna partita, o sbaglio? Sì, c'è una partita, ma di baseball. Ok, ottimo. Cosa? Addirittura un campo completo. Un altro campo da baseball. Che fine ha fatto il campo da calcio? Che sta succedendo? Non solo, non esiste più il club. È come se tutti non ricordassero più che cos'è il calcio. Com'è possibile? Per loro il nostro sport era tutto. Perché lo hanno dimenticato? Sembra quasi che il calcio sia stato cancellato. A quanto pare sembrerebbe di sì. Negativo. Il calcio non è stato cancellato. Sì, da lì parla.
L'ha sentito anche bene. Non è stato completamente cancellato. Arion Sherry, tra non molto il calcio non esisterà più per te. E tu chi sei? Il mio nome è Alpha e il mio compito è quello di cancellare il calcio. Cancellare il calcio? Le tracce rimanenti conducono a te, tu sei tutto ciò che mi rimane. Oh, attenzione. Io soltanto. È rimasto ultimo. Ma allora tutti quei bambini che erano lì li ha cancellati pure dalla loro testa? Ma tutti alla Raymond si comportano in modo strano e tu sembri essere il colpevole. Non è così? Affermativo. Come hai potuto? Non la passerai, Nisha. Fai tornare tutto come prima. Ridacci il calcio! Negativo. Al contrario, il calcio verrà completamente cancellato. No! Non te lo permetterò! È al di fuori delle tue possibilità. In effetti. Ma al solito all'inizio ci sono sempre un sacco di filmati. L'inizio è così. Vi dico già che è così. Spero solo che non durerà troppo questo primo episodio. E siamo finiti in spiaggia, così a caso siamo in spiaggia. Non si sa dove. Dove mi trovo? Un attimo, credo di sapere dove sono. Dove ti trovi ora? Cerca di scoprirlo. Ok, noi seguiamo la freccia. Giustamente, che altro dobbiamo fare? Spero solo che i dialoghi che ci sono, che ci saranno adesso non dureranno troppo. Io non mi ricordo di preciso, ma mi sembra che era una scena abbastanza lunga. Noi lo facciamo appena si fermano i dialoghi e c'è la possibilità, salviamo. Forza tesoro, è ora di andare. Ok. Attenzione, ecco qua dove siamo. Ok, siamo a Okinawa. confermato. Aspetta, Arion. No, non sto sognando. Questo è il giorno in cui ho incontrato il calcio per la prima volta. Ma è stato 10 anni fa. Com'è possibile? Non hai bisogno di comprendere. Devi solo accettare la nuova realtà che sta per materializzarsi davanti ai tuoi occhi. Da oggi in poi il calcio non avrà più alcun significato per te. Vediamo un po' cosa succede. È questo il posto. È qui che mi sono innamorato del calcio. Quel pallone mi ha salvato la vita. E mi sono dedicato al calcio. Inizializzazione, correzione. Aia, aia, aia. Interruzione temporale e correzione implementate. Aia, così le cose non vanno bene. Non sei morto. Almeno non è morto, ok. Stabilito nel mese successivo a queste coordinate temporali. Ma il tuo amato calcio è stato cancellato. Cosa? Cosa? Il calcio? Devo... I ricordi superflui sono stati eliminati dal tuo cervello. Bene, è fatta. Missione compiuta. Aspetta! Io amo il calcio! Attenzione ancora! Mi sa che non è compiuta la missione. Lui a quanto pare non si arrende. Non si sa come. Non puoi rubarmi. Non te lo permetterò. Che cosa succede? L'interruzione temporale non sembra aver avuto effetto su Arion Sherwin. Intende ribellarsi a questa nuova versione della realtà. Ma è assurdo, tale eventualità non dovrebbe nemmeno essere contemplata. Uno sviluppo interessante. Ma
Continueremo a monitorare la situazione. Ricevuto. Esegui. Con chi parli? Situazione risolta. È stato proposto un nuovo piano d'azione. Ok, chissà dove lo sta portando adesso. Un campo di calcio. Questa volta è di calcio, ne siamo sicuri. Sempre a Okinawa, però un campo da calcio e non di baseball. Benvenuto. È il momento per il tuo amato calcio di finire sotto i riflettori. Siete calciatori. Un termine così triviale non si addice a quelli come noi. Siamo agenti del tempo autorizzati a intervenire nel flusso temporale. La nostra missione è creare una nuova realtà in cui non ci sia traccia del calcio. Non dirai sul serio! Così, loro arrivano e vogliono cancellare il calcio. Il motivo non si sa, per il momento. Non me lo permetterò mai! Lo spirito però non so quanto servirà. Ecco appunto. Il tuo spirito guerriero è patetico. Ah, non ho mai dovuto affrontare niente di simile. Affermativo. Inoltre non vincerai mai più. Però che ragionamento, eh? Noi abbiamo bisogno del calcio. Attenzione, arriva un altro personaggio. Abbiamo bisogno del calcio. Giusto, Ario? Non era questo che volevi dire? Io dico di sì. Ma chi? Chi sei tu? Chi sono io? Il mio nome è Feirone. E proprio come te, Ario, credo che abbiamo bisogno. Ti diverti a prendertela con uno solo? Beh, ora che siamo più equilibrati, cosa ne dici di risolvere la questione con una bella mano? Equilibrati? 2-11 non è proprio la mia idea di equilibrio. Non ti preoccupare, lascia fare a me. Ricevuto, rimaniamo in attesa. Fateci sapere quando siete pronti a procedere. Perfetto, non vedevo l'ora che lo dicesse in modo da fermarci, perché il video cominciava a durare un po' troppo. Quindi noi salviamo in mezzo a tutti questi misteri. Mamma mia, guardate lì che salvataggio. Vabbè che questo salvataggio l'avevo scaricato da internet, però vabbè, fa niente. Direi di allora fermarci qui. Cerchiamo di raggiungere almeno 50 like per avere il prossimo episodio il prima possibile. Ora non so dirvi di preciso. Cominciamo ad arrivarci. Poi magari nei prossimi episodi cercherò di velocizzare magari l'arrivo dei video, se voi arrivate a un certo numero di like, vi farò sapere bene. Cerchiamo ad arrivare a 50 come primo obiettivo, anche se so che potete arrivare a 100, 200, perché in alcuni video ci siete arrivati. Però come primo episodio arriviamo solo a 50. E vediamo un po', mi si sta anche scaricando il 3DS, quindi dovrei chiudere anche abbastanza velocemente. E niente, non ho saluti da fare, quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!